Allora, ma passiamo adesso all'ultima parte di Alberic Magnard. Vi dicevo, ma perché ha scelto Alberic? Che nome è Alberico? Non è per niente un nome francese. È un nome che deriva addirittura dalla mitologia tedesca, dall'anello del Nibelungo. Quindi è un nome teutonico, per dire un nome strettamente che deriva da Wagner. E quindi è come dire che lui ha voluto tenere un nome wagneriano pur essendo un francese, no? Sempre la solita contraddizione dell'amore e odio dei francesi che avevano perso la guerra nel 70-71, ma erano attratti comunque dalla musica di Wagner. Bene, Alberic Magnard, quindi lo abbiamo visto nel 1800, nel 1900, che compone quest'opera Guerre Coeur, eccetera, eccetera. Arriva poi all'ultima sinfonia nel 1911. Stranamente, però, ci impiega ben 2 anni pieni per comporre e lui stesso è meravigliato della lentezza. E a un certo punto scrive dicendo che questo ottimismo che ho messo nella mia ultima sinfonia mi dà fastidio, non mi tormenta. Bellissimo. Come fa uno a essere tormentato dall'ottimismo? E beh, quando uno dichiara, ed ecco perché io amo tantissimo Magnard, dichiara: io sono un pessimista entusiasta. Di fronte a una frase del genere, io mi sono completamente, ma questo sono io. Ma questo sono io, guarda un po', quasi la reincarnazione, io mi sento quasi una parte di Magnard dentro di me per questa frase. Perché così io, nonostante l'assurdità, cioè, vado avanti nella mia, diciamo, missione, no? Anche se so già che sono sconfitto sin dall'inizio. E questa è una cosa assolutamente non logica, eppure è così. È quello che mi mantiene in vita, come probabilmente lo era per Magnard. Capito? È una forma di amore particolare che non è quello, non, cioè, come dire, quello regolare, ma è un amore veramente straripante, come chiamarlo, in un altro modo, insomma, ecco. Comunque Magnard, quindi, dopo 2 anni riesce a finire questa sinfonia e pensate un po', a chi la dedica, anche qui un gesto bellissimo, all'unione delle donne professoresse e compositrici di Francia. Si era creata da poco questa istituzione e lui, in omaggio a questo elemento femminile, che il femminismo finalmente all'inizio degli anni 10, non solo in Francia ma in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si stava veramente organizzando bene, dedica questa sinfonia. Pensi? Anche questo lei ha Sì, io condiviso. amo moltissimo una compositrice, Lili Boulanger, che è morta a 24 anni e che comunque era un genio. Era un genio, è la donna che io ho sempre amato. Però mi è morta a 24 anni e io non c'ero ancora. Quindi purtroppo, ecco, è così. Il mio amore ideale c'è comunque, assolutamente. Ecco, allora Magnard aspetta la prima esecuzione che avviene il 2 aprile 1914, ma purtroppo la musica è troppo difficile per le povere, diciamo, professoresse di strumento e l'esecuzione è un disastro. Allora, dicono, qui devi farla eseguire come si deve. Vabbè. E allora ecco che salta fuori la Società Nazionale dei Concerti e gliela eseguono poi un mese dopo, il 14 maggio, e lì c'è un trionfo. Benissimo. Siamo nel 1914. Cosa succede poco dopo? Ecco, la guerra, la guerra. Quindi la Germania dichiara guerra alla Francia, siamo nell'agosto, e attua il suo piano di invasione. Qual è il piano di invasione? Quello di passare per il Belgio, paese neutrale, per prendere poi dal nord della Francia di sorpresa i francesi, vero? I quali però avevano attaccato nel sud, dalla parte delle Argonne, per cercare di sfondare nel sud della Germania. Ad ogni modo, cosa fa Magnard? Magnard dice: bene, tu, moglie, prendi le 2 bambine e ritorna a Parigi, io resto qui. Perché? Perché questo devo difendere la mia villa. Vabbè, ma metti il caso che arrivano i tedeschi, se arrivano io li aspetto. Ma vi rendete conto? Che tipo? Allora succede questo e in effetti basta aspettare un mese.
Ed ecco che il 3 settembre del 14 arriva, passano di lì appunto i tedeschi. E appena uno di quelli, no, mette piede nella recinzione della villa, Magnà spara e lo ammazza. La risposta è immediata, fuoco a volontà, non solo, ma loro avrebbero voluto solo saccheggiare la villa, e invece la bruciano completamente. La bruciano con tutto quello che c'è dentro, quindi il corpo di Magnà e gli spartiti che lui aveva tenuto lì dentro. E così finisce la storia di quest'uomo particolare, in un incendio. E sarebbe passato alla storia anche senza aver fatto questo? Beh sì, certamente, perché se uno pensa alla storia della musica, ormai lui aveva lasciato, e per fortuna ci sono state le copie lasciate anche a Parigi, presso poi la Biblioteca Nazionale, i suoi amici. Tant'è vero che poi uno di questi, che guarda caso chi è Guy Ropart, quello della volta scorsa, che ha scritto quella sinfonia molto idealistica con il coro, con il testo, che annunciava un'umanità che, piena di fratellanza e di amore per tutti, questo nel 1906, ecco, Guy Ropart disse: io devo fare qualcosa per il mio amico. E allora, siccome aveva lo spartito per pianoforte e voci, disse: adesso io orchestro nuovamente quello che è andato perduto nella casa di campagna di Magnard, e quindi ha potuto far risorgere l'opera Guercœur, che è un capolavoro assoluto. Non è un'opera lirica tradizionale, è un'opera lirica, si canta, ma dove i concetti idealistici di Magnard vengono fuori tutti. Però attenzione, in quest'opera non si avverte soltanto l'idealismo, si avverte lo scontro che Magnard era ben consapevole tra l'ideale perfetto che stava sopra in un, diciamo, in un cielo particolare, no, quasi come fosse un paradiso isolato, e poi la realtà brutale del mondo che lui conosceva però. E quindi il personaggio vive tra cielo e terra in una contraddizione pazzesca. È comunque un'opera molto bella, ma con 3 atti e dura quasi 2 ore e 50 minuti comunque. Ma adesso noi passiamo a degli esempi della Quarta Sinfonia. La Quarta Sinfonia utilizza sempre 4 movimenti, però c'è l'idea del motivo-motto, il motivo che cerca di unificare tutti i tempi della Sinfonia, e soprattutto nel finale che emerge questo motivo-motto, che è una caratteristica della forma. Forma? Vi ricordate quando ho parlato della forma con César Franck? Che utilizzava la forma di Liszt. Come si chiamava? Facilissimo. Se io faccio così, cosa faccio? Ecco, e quindi? Se io parto qui, faccio un giro e ritorno qui, si chiama? Ciclica. Ecco, esatto, circolare, ma ciclica. La forma ciclica. Sentiamo allora adesso una parte del primo movimento. Allora. Ecco il motivo motto. L'introduzione è finita e c'è l'allegro.
Allora, da quello che abbiamo sentito fino adesso, dobbiamo dire che qui Magnare è molto imprevedibile. E un'altra delle sue affermazioni importanti è: la musica è sempre più interessante quando è imprevedibile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anziché seguire un andamento ritmico preciso, lui fa degli stacchi e quindi usa dei piccoli pannelli sonori, per cui i motivi ci sono, però vengono accostati uno con l'altro, e nel fare questo cambia anche la strumentazione. Quindi l'ascoltatore è completamente sollecitato sempre, e effettivamente l'ascoltatore che è un po' pigro rimane indietro, perché non fa in tempo ad assimilare un pezzettino che già Magnane presenta uno nuovo, capite? Proprio il contrario del bolero di La Velta, per dire, no? In cui siete ipnotizzati da un unico motivo e uno dice: beh, dato, guarda, non preoccuparti, riposati, perché tanto dopo 14 minuti ecco c'è il finale, quindi ma non cambia quasi nulla. Qui invece l'ascoltatore è continuamente incalzato da questa: devi stare attento perché ti dico qualcosa di diverso. Ecco, sentiamo adesso la parte finale del primo movimento. Arrivederci, perché la sinfonia terminerà proprio con questo motivo. Adesso passiamo al secondo movimento, sono le danze. Ecco, adesso c'è un arcaismo. Cosa significa? Che Magnard utilizza degli schemi compositivi che sono medievali addirittura. E certo, ho detto così, bisogna che accettiate senza passaggi intermedi. Ma avvertirete nella musica
qualcosa di rapsodico che appunto si faceva nel Medioevo nelle cosiddette estampide, così si chiamavano quei pezzi che venivano un po' improvvisati dai menestrelli, e qui Magnard ha voluto dare l'idea di un lontano ricordo medievale, però è sempre vissuto da un moderno, è chiaro. Sentiamo questo passaggio quindi. E riprende lo scherzo. Eccetera, eccetera. Passiamo adesso al terzo movimento, che è un movimento appunto generalmente andante. Ancora una volta è apparso il motivo motto, quindi lo troviamo anche nel terzo movimento, qui in maniera anche più trasfigurata, in maniera più piena, più positiva. Qui è un po' complesso in effetti, farvi sentire questo passaggio. È un passaggio che viene definito un passaggio di transizione, che nell'epoca classica ha un certo livello, qui è più difficile, più complesso, perché siamo ormai nell'epoca tardo romantica. Facciamo un altro salto. Notate qui l'andamento dei violini che oscillano, cambiano il livello di oscillazione.
mentre il tema principale lo fanno gli ottoni. E così siamo arrivati al finale. Animato, animato. Anche qui, prima una variante del motivo motto che in modo l'ha armonizzato in modo quasi sognante, poi però tac, il brusco ritorno all'allegro proprio per evitare di rendere monotona una sezione. Ecco, andiamo un po' più avanti. Fugato.
Bene, e cosa succede nel finale, quando ci si avvicina al finale? Magnar utilizza la forma del corale. Sapete cos'è il corale, no? Il corale luterano, per esempio, nasce da lì, dalla riforma. Quando Lutero disse: ma perché cantare in latino delle nenie incomprensibili per noi? Cantiamo in tedesco cose semplici, degli inni a Dio, con una melodia semplice, tutti insieme. E così ecco che il corale si diffuse proprio a macchia d'olio e poi venne introdotto con, veramente in tutte le funzioni religiose, e divenne una componente della musica importante. Allora è entrata nella musica d'arte il corale, e alcuni dissero: vabbè, ma il corale è simile all'inno. Sì, quasi, quasi, però anche lì, attenzione. In ogni modo, Magnard è abilissimo nell'inserire questa forma corale nel contesto sinfonico. Andiamo a vedere adesso. La sinfonia prende veramente il largo, cioè diventa sempre qualcosa di che si prospetta un'apoteosi. Eccolo qua. Solenne, maestoso. E il motivo motto, che fine ha fatto? La sinfonia, che era in do diesis minore, è partita con questa tonalità, termina in do diesis maggiore. È una tonalità rarissima. Se il do maggiore, guardando la tastiera del pianoforte, si suona su tutti i tasti bianchi, il do diesis maggiore invece è praticamente formato da tutti i tasti neri, poi con l'aggiunta di suoni che vengono chiamati enarmonici. Insomma, in poche parole, si chiama in un modo e si suona in un altro, ma è la stessa nota. Esempio, do diesis, re diesis, ok. Il mi diesis sul pianoforte è uguale al fa, e quindi è un tasto bianco. Ma altri strumenti, come gli archi, fanno mi diesis, perché non sono appunto uguali come il pianoforte. Voi avete sentito parlare del temperamento equabile? Non l'avete sentito parlare? No, mi fermo qui. Allora, sappiate che comunque do diesis maggiore è una tonalità veramente rara. Ecco. E così ho finito con Magnard e tutto il ciclo dedicato alla sinfonia tardoromantica francese. Adesso, per concludere, però, volevo far vedere un mio pezzo, almeno intanto cominciamo a vedere un pezzettino mio, sì. Preferite prima il brano potente, forte, energico, o quello meditativo, sognante, eccetera, eccetera? No, non ho capito. No, no.
Quello forte, prima quello forte. Quello forte, allora forse va bene, concluderemo con quello forte. Allora un attimo, adesso lo scelgo.
Bene, allora avete visto che è musica un po' vedere. Moderna, giusto? C'è molto dato da far vedere? No, direi che tanto va bene così. Era musica un po' moderna, però ci tengo a dire questo, che pur iniziando in minore, quindi molto severo, no? Facendo poi dissonanze, giochi di prestigio, come avete visto, tra le tastiere. D'altra parte questo organo è nato proprio per cambiare sempre di più le registrazioni, quindi dare spettacolo nel senso di creare nuovi timbri, eccetera. Poi però alla fine, no, seguendo un po' quell'ideale che dalle tenebre si va alla luce, io sono andato a finire in maggiore. Ecco. Quindi ho seguito un percorso dal minore al maggiore attraverso però tutte le dissonanze, eccetera. Bene, allora adesso io avrei veramente finito. Siete stati un pubblico veramente fantastico, vi ringrazio. Ecco, e spero di poi avere l'occasione ancora di venire qua. Grazie. Devo scrivere l'indirizzo per... Eh sì, bravo, mi dia l'indirizzo, grazie. Sì, sì, sì. Volevo ringraziare a nome di tutti, come ho detto prima, il maestro Molinari e invitarlo alla nostra... Le riceverà un invito per il 17 di dicembre, qua ci sarà un concerto di Ottoni. Sono un po' tradita, vabbè, non dovevo dirlo, ma perché riceverà comunque a casa l'invito. E poi ci sarà un riflesso che organizziamo noi autogestito. Riceverà poi l'invito, certo, e l'aspettiamo. Grazie. Sì, sì, sì.